Elena, tu hai mai sentito la storia quella di Abramo che prende, lascia tutto e alla sua veneranda età va in mezzo al deserto così, solo per la parola di Dio? Sì, ho sentito, però cioè, sono rimasta un po' così perché cioè, mi pare strano che, cioè strano, nel senso non capisco perché uno così debba cioè, prendere, ascoltare Dio e andarsene. Questa non l'ho nemmeno capita io. Secondo me, bisogna ricorrere un'altra volta all'aiuto di Don Mirko. Direi. Ciao Francesco, sono Ciao. venuto in aiuto anche ad Elena alla vostra Ciao. domanda. Allora, ascolta, visto che sei Qua, qua, qual è il problema? Qual è il problema? il problema è che nessuno dei due riesce a capire perché Abramo, alla sua età, molli tutto quanto e parta per il deserto così. Non riusciamo proprio a trovare un senso a questa partenza. Sì. Forse so da che parte prendere il nostro argomento. Vi ricordate l'episodio della Torre di Babele? Sì. A un certo punto in questo episodio, rileggendolo in maniera un po' diversa, vi dicevo che Dio ama la differenza. Dio non è per la massificazione, le cose banali, ma Dio dice che ognuno di noi è speciale, ha un suo posto unico e quindi ha delle sue caratteristiche uniche. E se voi ci pensate, tutto ciò che è differente crea in noi meraviglia. La differenza crea in noi una meraviglia. Ci si meraviglia per i talenti delle altre persone, per la bellezza delle altre persone, per l'intelligenza e tante altre doti delle altre persone. Nessuno di noi è perfetto, ognuno di noi però è speciale da qualche punto di vista. La differenza allora crea meraviglia, mentre tutto ciò che è grigio, che è indifferente, non crea nessuna domanda e non crea scalpore. Direi che la figura di Abramo fa proprio parte di questo discorso, cioè nella sua singolarità, nel suo essere un personaggio che ha vissuto in un'epoca così lontana da noi, così antica, così lontana anche geograficamente, tuttavia Abramo è un modello per la nostra fede. Lo dicevi tu stesso, Abramo praticamente cosa succede? Sente la voce di Dio che gli dice di ricominciare alla sua veneranda età una nuova vita e Abramo obbedisce. Abramo è esempio di obbedienza, ma direi più di tutto Abramo lo ricordiamo per essere il primo dei patriarchi di Israele. Ricordatevi questo, dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, Abramo è praticamente il capostipite. Ecco, allora nella nostra Bibbia, con il capitolo 12 della Genesi, potremmo dire inizia una nuova storia. Nei primi 11 capitoli della Bibbia abbiamo una storia molto molto antica, che non è di fatto legata a un personaggio particolare. Abbiamo le vicende delle origini, quindi i racconti della creazione, abbiamo il racconto del serpente e della tentazione, abbiamo il racconto di Caino ed Abele, abbiamo l'episodio del diluvio universale, abbiamo l'episodio della Torre di Babele, ma sono per così dire la preistoria. La storia di Israele, in qualche modo la nostra storia, parte con la chiamata di Abramo. Potremmo dire che si fa un salto in avanti di tanti e tanti anni per arrivare a concentrarci su questa figura, la prima persona, il primo personaggio su cui la Bibbia dedichi diverse pagine, un personaggio analizzato a tutto tondo, perché di Abramo non si nascondono a volte degli inganni, dei peccati, in qualche modo non si nasconde la sua furbizia. E tuttavia Abramo è il padre di Israele, il primo dei patriarchi, e a partire dalla sua discendenza che la storia della salvezza si fa largo per arrivare a Gesù, per dire che era nato tra gli ebrei e che ha portato la salvezza a tutti noi. Chi era questo Abramo? Noi sappiamo che Abramo era una persona molto avanti negli anni, aveva 75 anni quando di fatto ascoltò la voce di Dio e si mise in cammino. La cosa che forse voi non avete sottolineato, perché è un po' un dettaglio particolare, è il fatto che si dice che Abramo ascoltò la voce di Dio e lui non era un supereroe, non era una persona privilegiata, ma anzi, nella sua biografia Abramo ha due grossi problemi. Ve li presento subito. Il primo problema è il fatto che il fratello di Abramo, Aran, era morto ancora giovane, morì alla presenza di suo padre Terak. Nella Bibbia è naturale, è normale che un padre, una madre muoiano,
non fa problema come a noi in qualche modo la morte, però era assolutamente tragico il fatto che un figlio morisse prima del padre. E quindi questo Abramo, che ha un fratello morto quando il padre era ancora vivo, è una persona in qualche modo segnata gravemente in maniera negativa, una sorta di handicap. Un altro aspetto negativo che riguarda la vicenda di Abramo, sempre secondo, diciamo, i criteri dell'Antico Testamento di quei secoli fa, è il fatto che la moglie di Abramo fosse sterile e che Abramo non avesse figli. Nell'antichità non avere figli era considerato in Israele una sorta di maledizione. Se tu non hai dei figli, vuol dire che qualcosa hai combinato. È una punizione da parte di Dio, perché il sogno più grande, il progetto più grande di vita, consisteva nell'avere dei figli e nel poter rimanere a coltivare la propria terra. Non si chiedeva di più. Questa era la più grande benedizione, avere dei figli e avere la salute e la libertà rispetto a nazioni straniere per poter coltivare il proprio pezzetto di terra e avere i propri animali da allevare. Quindi Abramo è una persona non solo anziana, molto anziana, secondo i criteri dell'antichità, ma è una persona la cui vita familiare è stata segnata da due eventi negativi. La morte di un fratello, anzitempo, un fratello morto prima del padre, e poi il fatto che la moglie di Abramo fosse sterile. Quindi la persona che Dio chiama è una persona che noi chiameremo sfortunata, una persona che avrebbe già abbastanza beghe e problemi da risolvere nella sua vita, eppure diventa il patriarca, il fondatore del popolo di Israele. Ecco qui la chiamata di Dio. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Ma Don, tu che le sai proprio tutte, adesso spiegami, che cos'è il vero senso della parola benedire? Sì, la tua domanda è interessante. Se fai mente locale, la benedizione di Dio l'abbiamo già sentita qualche volta finora nel libro della Genesi. Dio ha benedetto alcuni animali all'inizio della creazione, Dio ha benedetto l'uomo e la donna dicendo: siate fecondi, moltiplicatevi, popolate la terra, siate custodi del creato. Dopo il diluvio universale, un'altra benedizione l'abbiamo vista quando Dio benedice Noè e la sua famiglia dicendo: adesso dovete ricominciare, voltiamo pagina e dobbiamo ripopolare la terra, siate fecondi e moltiplicatevi. Anche qui abbiamo una benedizione. Cosa vuol dire concretamente la benedizione? Lo trovi subito dopo: renderò grande il tuo nome, ti farò una grande nazione. La benedizione ha a che fare con la fecondità, una grande discendenza. E inoltre, verso la terra che io ti indicherò, ci fa capire che la benedizione ha a che fare anche con una terra. Vedete allora il discorso che vi facevo prima: la più grande benedizione di fatto è una discendenza ed è una terra dove poter vivere liberamente. Concretamente poi cosa vuol dire benedire? La benedizione vuol dire bene, portare in alta considerazione, essere sempre presente con la propria benevolenza. Addirittura qui si dice che Dio vuole benedire Abramo e dice: possa tu a tua volta essere una benedizione. Penso che sia un discorso importantissimo, cioè noi siamo benedetti da Dio, nel senso che Dio dice bene di noi. Del resto, come potrebbe dire male Dio di noi che siamo sue creature, che siamo suoi figli? Ci ha creato con l'intelligenza, ci ha creati nella libertà, con un mondo di sentimenti e di affetti bellissimo. Come potrebbe dire male di noi Dio che è il nostro creatore? Non solo, Dio ci benedice e noi a nostra volta possiamo essere una benedizione. È un po' il discorso che tante volte si fa: quando tu ti senti amato, a tua volta puoi amare. È un discorso che penso voi abbiate capito un po' la volta nella vostra vita. Quando tu ti senti amato, ti senti valorizzato, ti senti sostenuto, hai la forza per poter a tua volta amare, sostenere qualcuno, aiutare qualcuno. Ecco, allo stesso modo la persona
che sente di essere una benedizione agli occhi di Dio è una persona che a sua volta diventa benedizione per le persone intorno a sé. Vi ricordate a questo punto la figura di Noè? È bastato un solo giusto perché tutta la terra di fatto alla fine fosse salva, si potesse ricominciare. È bastata la grandezza, l'obbedienza di Abramo perché il popolo di Israele trovasse la sua strada nella storia. In un mondo difficile, in tempi difficili, però il popolo di Israele, attraverso la obbedienza di Abramo, ha trovato la strada giusta. E infatti Abramo cos'è che si manifesta nella sua vita? L'obbedienza. Abramo, senza praticamente fiatare, obbedisce alla parola di Dio senza nessun'altra garanzia, anzi lui avrebbe potuto dire: ma come, Dio, mi parli tu che mi hai tolto il fratello e che hai reso sterile mia moglie? Ma allora perché ci ha detto di sì? Questo è il grande, come si potrebbe dire, è il grande aspetto della fede nei confronti di Dio. Si potrebbe dire che noi abbiamo fede in Dio quando le cose non le capiamo. Tu non puoi avere fede che qui a questo tavolo sono seduti Francesco e Don Mirko, perché tu ci vedi. La fede è la fede in ciò che non si vede, in ciò che ancora non si capisce, altrimenti non sarebbe fede. E Abramo, potremmo dire, nonostante tutto e nonostante tutti, nonostante l'età, nonostante la sua tranquillità economica, una vita vissuta, eccetera, nonostante questo, Abramo si fida di Dio. Ed è il grande mistero. Ma in fondo tutti noi nella nostra vita facciamo dei grandi gesti di fiducia, degli atti di fiducia. Una persona che si consacra al Signore, una persona che si consacra a un'altra nel matrimonio, una coppia dove l'uno e l'altro si consacra a una vicenda praticamente. È un gesto di fiducia in un'altra persona. È un gesto davvero di grande dono e di grande, potremmo dire, spirito di ascolto, di obbedienza, di servizio. E questo è Abramo. Non a caso Abramo è considerato il padre nella fede, non solo per l'ebraismo ma anche per i cristiani, per i musulmani. È l'esempio perfetto di colui che per fede obbedisce alla parola di Dio. Obbedisce e ricomincia la sua vita. E direi che questo è un aspetto molto, molto, molto importante. Al centro c'è l'ascolto di Dio. Notate che Abramo non fa grandi discorsi. Noi di solito, quando pensiamo alla dimensione della preghiera, riempiamo di parole il nostro pregare, quando in realtà, prima di tutto, la dimensione autentica è quella dell'ascolto di Dio. L'ascolto di Dio della sua parola e il metterci in sintonia con questa parola. Ecco, nella vicenda di Abramo direi che è molto importante un altro tema, cioè la vita come pellegrinaggio. Abramo ci insegna che le nostre fortune, la nostra ricchezza non è fatta per sederci, per considerarci degli arrivati, ma per metterci sempre in gioco, per metterci in discussione. Chi vive la vita come un pellegrinaggio è una persona che secondo me ha capito bene come vivere gli anni della sua vita. Non sentendosi un supereroe, sentendo di essere precario su questa terra, perché chissà cosa sarà del nostro futuro, vivendo ogni giorno come se fosse un giorno speciale, l'ultimo giorno buono per fare del bene, per riconciliarsi, per amare le persone, uno stile leggero e sobrio di passaggio su questa terra, senza consumare tutto, senza consumare le persone, nel senso di essere sanguisughe di affetti e di prendere tutto senza donare niente, e così via, no? Per cui mi piace molto questa dimensione di Abramo che si mette in ricerca, che si mette in cammino, riconoscendo che siamo tutti in ricerca di una patria, che siamo tutti in ricerca di fare la volontà di Dio e che chi si ferma in qualche modo è perduto. Penso che sia molto bello questo discorso, cioè sentire che la vita è un pellegrinaggio, è un passaggio, che in fondo noi con noi non portiamo niente, insomma, e che piuttosto è questione di ascolto, di relazione, di obbedienza. Infatti la grande relazione che ha Abramo è quella con Dio, la grande relazione sarà quella che vedremo con suo figlio Isacco, con le sue mogli e così via. Questo è ciò che conta nella vita, questa vita di relazioni, di ascolto e di obbedienza. Un aspetto interessante, lo faccio perché voi siete studenti delle superiori, è una sorta di confronto tra la figura di Abramo, grande viaggiatore, e un altro grande viaggiatore dell'antichità che è Ulisse. Ulisse, dopo i fatti di Troia, torna alla sua patria. Quello di Ulisse è un viaggio di ritorno verso casa.
È un viaggio che Ulisse ha organizzato nonostante delle difficoltà, però nella sua testa la volontà di tornare a casa. Il percorso di Ulisse è stato partire da casa, andare all'esterno e adesso Ulisse vuole tornare a casa. È un circuito e quindi è un ritorno non nella precarietà ma nella sua casa di pietra, dove ritroverà la moglie e i suoi affetti. Questa è la dimensione di Ulisse. Un'altra dimensione invece è quella di Abramo. Anche Abramo parte, ma per Abramo non si tratta di ritornare, si tratta di partire verso non si sa dove. E infatti Dio gli dice: vattene in maniera molto forte dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Guardate che noi viviamo nel tempo dell'essere senza radici, del girare velocemente, facilmente in giro per l'Europa e per tutto il mondo, ma nei tempi antichi una persona che abbandonasse la sua terra, la sua parentela, il suo casato era una persona, diciamo, matta. Era una persona che forse lo faceva perché presa schiava al termine di una guerra o prigioniera, ma una persona che lasciava tutto era una persona completamente fuori rispetto ai valori del tempo. Abramo, tuttavia, parte verso non sa dove, gli indicherà Dio. Mentre Ulisse torna a casa sua e fa di tutto per tornare a casa sua, Abramo parte per un luogo che lui in realtà non conosce, completamente fidandosi. Infatti Ulisse non si fida, cioè non ascolta gli dèi. Abramo invece ascolta Dio che gli dice dove andare. E Abramo parte verso ciò che è sconosciuto, ciò che è nuovo. Non è un tornare da qualche parte, ma è un lanciarsi verso qualcosa che è diverso, che lui non ha mai visto prima. È un po' un salto nella fede, secondo la fede, di cui parlerà poi, quando lo studierete, il filosofo Kierkegaard. Lo stadio della fede è lo stadio che più rende ragione della grandezza dell'uomo, che non è fatto per vivere secondo le convenzioni semplicemente sociali della buona educazione, ma è fatto per fare il grande salto della fede. E tanto più quanto è strana la chiamata di Dio, tanto più grande è la bellezza del tuo salto. Non ci crederete, ma io ho fatto anche snowboard, e le cose più belle sono i salti. Sapendo che tu salti, potrai anche cadere male, però fai di tutto per aver ragionato un po' e cadere bene. Le più grandi soddisfazioni, almeno con la tavola, sono quelle dei salti, no? Ecco, penso che un po' Abramo abbia avuto il coraggio di saltare, ed è quello che auguro a tutti voi e auguro anche a me nella nostra vita, di fidarci di più di Dio e di fare anche noi il salto nella fede.